relazioni ministeriali. Ebbene, nessuno nega che la relazione ministeriale in 74 pagine possa aver evidenziato aspetti positivi messi in campo in questi 2 anni dalla direzione Girardi. Parliamo di aspetti che io definirei contabili, alcuni dei quali tra l'altro messi poi in discussione dalla stessa relazione ministeriale, ma quello che maggiormente ci ha colpito di questa relazione non è tanto la criticità o meno dei dirigenti nominati, quanto almeno in maniera assai più preoccupante le scelte che come al solito mette in campo la politica, e di questo noi dobbiamo fare una distinzione. Perché, vedete, la relazione ci dice, cosa che evidentemente l'assessore non ricordava nella sua relazione, che nella pagina 64, io parto da questa perché è la parte che maggiormente mi ha colpito, un ultimo incarico da contestare, quello conferito nel 2013 al professor avvocato Luca Pisani, per un importo di euro 10.000. L'oggetto della prestazione richiesta è stato quello di fornire un parere legale in materia di società in house providing. Ora, oltre al fatto che la società ha già sull'interno una struttura legale ad hoc che avrebbe potuto
ci potrà aiutare in queste condizioni. E qua io voglio, diciamo, riportarmi anche qui alle considerazioni fatte dall'assessore Di Nora, che prova a semplificare la tentativa di un capitolo. L'assessore Di Nora dice: vedete, noi oggi dobbiamo approvare questa convenzione,